il pallone che viene servito ancora sulla destra, dove c'è il controllo ancora dell'Atletico con Juan Fran, la mette dentro, attenzione, voleva il calcio d'angolo Fernando Torres, non è così, mentre sentiamo adesso che c'è una sorta di concerto di pianoforte in onda, non sappiamo se arriva anche a voi amici radioascoltatori, speriamo di no, però nel ritorno ci sta arrivando un brano di musica sinfonica, chiediamo ovviamente se è in ascolto la regia di contattare la sala controllo, ovviamente ci auguriamo che non sia in onda quello che sta succedendo. Tra l'altro è un crescendo, perché adesso non riusciamo più neanche a sentire le nostre parole, vediamo che Daniele Bulgarini si sta attivando davvero per vedere di risolvere questa questione, perché ci sta arrivando davvero un pianoforte fortissimo che probabilmente nel nostro ritorno, ma non sentendo Giuseppe, interventi, guarda, da parte dello studio guarda, non c'è nessuno, allora onda, per sì, i nostri però, ascoltatori non è in onda, d'accordo, però se riusciamo a escluderlo sì, non è facilissimo, non ascolta, Giuseppe, eccolo qua, sì, ci siamo, mi ascolti? Ecco, sì, no, dicevo che ai nostri ascoltatori non c'era niente, quindi cioè, non diciamo, il pianista non era male, però lo so, comunque il pianista non era male, però cerchiamo calcio, di raccontare una partita, perché era un po' anche abbastanza fosco questo brano, no Antonio Monaco? Sì, insomma mi sembrava un do minore, una cosa del genere, però insomma vabbè, l'abbiamo risolta, grazie a Daniele Bulgarini, grazie alla sala controllo, grazie alla regia di Ombretta Conti. Adesso c'è il Real Madrid, 39 e mezzo, 1-1 il punteggio.